Ci tengo a specificarlo, ma questo non per falsa modestia, perché la verità, tutte le persone che nella vita hanno ottenuto qualcosa sono dei grandi motivi di ispirazione per noi, perché sono persone che sicuramente saranno stati fortunati, sicuramente avranno avuto le loro chance, però queste cose non accadono per caso, nulla nella vita accade per caso. Per cui, ecco, benissimo, lo sportivo che arriva a centrare grandissimi risultati è sicuramente una persona da guardare con ammirazione, da rispettare, ma gli esempi sono anche le persone, i lavoratori, gli uomini, le donne che si alzano alle 4, alle 5 del mattino per andare a lavorare perché c'è una famiglia da sfamare e anche se hanno 38 di febbre lo fanno ugualmente. Anche un ragazzino come potevo essere io, indisciplinato, svogliato, molto attaccato alla gonna di mamma, le mie colonne d'Ercole erano veramente i due estremi della via nella quale abitavo. Eppure tutte queste cose che ho dovuto mettere nella mia passione, quindi come posso dire impegno, sacrificio, mi sono dovuto dotare di un metodo, della capacità di allineare gli obiettivi, di concentrarmi sempre sulla cosa più importante per poter procedere più rapidamente possibile verso la realizzazione del mio sogno.